Carissime ragazze, carissimi ragazzi, anzitutto voglio salutarvi ad uno, mi piacerebbe che avessimo il tempo per abbracciarci ad uno, e il brano di questo antichissimo libro dell'Antico Testamento ci può aiutare a capire perché noi siamo qui oggi con gli animatori, con qualche genitore, con i vostri sacerdoti, con l'arcivescovo. Perché noi siamo un po' uguali, un poco simili al popolo che Mosè, come voi state imparando, conduce dalla schiavitù dell'Egitto fino alla grande terra promessa. Perché? Perché siamo uno, Giovanni è diverso da Gelsomina, Pietro è diverso da Giulia, Sara è diversa da Agostino. Ma se io vi vedo da qui, se vi guardo, capisco che noi formiamo una cosa sola. Siamo anche noi un popolo, come lo fu il popolo di Israele. Anche quando attraversò il deserto, con tutte le prove che abbiamo sentito descrivere nel brano di quell'antico libro. Allora io voglio raccomandarvi due cose che ha già detto per tutti voi, a nome di tutti voi, per salutarmi, Sara. La prima cosa è che l'oratorio, non solo l'oratorio estivo, ma sempre anche durante l'anno, è proprio il luogo fatto di persone che ci vogliono bene, che ci fanno sentire l'importanza grandissima di essere amici di Gesù e perciò amici tra di noi. Questo è molto importante. Siamo una comunità. Siamo, per il dono che Gesù ci ha fatto del santo battesimo, per l'aiuto delle nostre famiglie, del nostro papà, delle nostre mamme, dei nostri nonni, delle nostre nonne, per l'aiuto della parrocchia, per l'aiuto di tutte le espressioni, tutti gli aspetti della vita che qui si possono vivere, dall'imparare chi è Gesù, dall'affrontare tante cose belle. So che avete preparato una bella mostra per quest'estate, dallo sport, dal gioco, dal cercare di aiutarci gli uni gli altri. Ecco, in questo luogo noi cosa facciamo? Noi costruiamo quell'amicizia e quella comunità che ci permette di conoscere sempre più Gesù. E in effetti Sara ha detto questa frase molto bella, che è la seconda e ultima cosa che vi dico, alla quale vi pregherei di stare molto attenti. Chiediamo l'aiuto al Signore nella preghiera e nella vita di oggi, affinché possiamo trovare ogni giorno qualcuno che ci accompagni sempre nel nostro cammino. Io ho un bel po' di anni più di voi, di qualcuno che c'è qui davanti potrei essere il bisnonno.
Allora io vi assicuro che questa frase che mi ha detto Sara è una delle cose più importanti della vita. Ogni ragazzo, ogni ragazza, ogni giovane, ogni donna, ogni uomo deve poter sempre contare su qualcuno che lo accompagni nei momenti belli e nei momenti meno belli. Ma chi è questo qualcuno? È l'amico che hai vicino, oltre ai familiari che abbiamo già nominato. È il più grande, è il sacerdote. Ma perché? È l'arcivescovo. Ma perché queste persone ti accompagnano? Ti accompagnano perché Gesù ha dato a loro il senso pieno della vita e ha fatto capire a loro che se noi siamo uniti nel suo nome, lui è in mezzo a noi, come lo è oggi. Ecco, allora il mio augurio, mentre vi dico grazie per questo bell'invito, è che voi, nei giorni che vi restano, cercate insieme, con l'aiuto di chi vi sta accompagnando, di rispondere a questa domanda che dovete scrivere prima di andare a letto stasera sui vostri computer, lì, i telefonini. Voi avete quei telefonini lì in cui si scrive su tutto? Sì o no? No, la maggior... Due ne hai tu? Caspita, oh! Allora, dovete scrivere questa frase. Gesù, Gesù, voglio imparare che tu sei il centro della mia vita, perché questo rende più bello tutto. Gesù, voglio imparare che tu sei il centro della mia vita. Questo rende più bello tutto. Accompagnami, non lasciarmi, aiutatevi tra di voi in questo. Aprite il vostro cuore a chi vi accompagna, che è più grande, soprattutto nei momenti in cui fate fatica e in cui siete un po' tristi come il popolo durante la traversata di quel deserto, che incontrò anche tante fatiche e tante difficoltà. Allora, di nuovo, grazie e un abbraccio a tutti.